Buongiorno, dottor Badessi. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a lei, signor Marelli. Roberto va benissimo. Eh? Allora, oggi abbiamo il dottor Badessi, Franco Badessi, medico chirurgo, presidente dell'Amatore Rugby Alghero e medico della Nazionale Italiana di Rugby fino all'anno scorso. Esatto, sì. Sì. Allora, intanto la ringraziamo di essere qui sul canale libero di Bulldog, canale a disposizione di Ovalia, chi vuole presentare un progetto. Far conoscere il proprio club o raccontarci le esperienze qui da noi è benvenuto. Dottore, lei ha mai giocato a rugby? Ma non è stato il mio sport, io ho solo frequentato ambienti rugbistici, ho sicuramente preso la palla in mano con amici a livello studentesco, però non l'ho mai praticato come sport agonistico, ho praticato altro, pallavolo, tennis, altro. Ho capito, però Però sono stato sempre appassionato perché i miei amici, anche più cari, giocavano, quindi andavo sempre a vedere le partite e seguivo il rugby quando mi era permesso perché mi piaceva molto. Purtroppo però no. quindi è stato comunque un amore di gioventù. Senz'altro sì, dalla prima liceo scientifico, da 15 anni, 14 anni, ho iniziato a seguire, a vedere, a parlare di rugby anche in maniera diciamo frammentaria perché non è stato il mio sport, lo sport praticato, però conosco bene, ho conosciuto bene l'ambiente, mi è piaciuta subito la filosofia, mi è piaciuto il gioco, mi ha appassionato e purtroppo non ho mai potuto giocare, l'unica Nonostante cosa. questo, però, dottore, noi abbiamo visto in tanti che lei di placcaggi se ne intende perché è riuscito a prenderne uno mica da ridere e nonostante questo l'ha scampata bella. Per fortuna ne sono uscito indenne, però è stato un bel, vi assicuro che Johnny May è un buon placcatore, l'ho testato bene. È stato Potevo bene, farne non... a meno, Esatto. però l'ho testato. Beh, E insomma, dai. mi ha fatto divertire poi che hanno scritto Italy's Man of the Match sullo schermo a Twickenham, che quindi ho avuto l'onore di essere sullo schermo di Twickenham in primo piano, che è stata una cosa emozionante. A parte il Esatto. dolore alla schiena della caduta per terra del placcaggio. Tanto lei è medico, si poteva curare, no? Senza Eh beh, sì. problemi. Ecco. Avevo dei buoni fisioterapisti, per fortuna, che nell'economia sanitaria della squadra sono sempre quelli più importanti, anche più del Esatto. medico forse. Esatto. Allora, Presidente, parliamo un po' della storia del club dell'Alghero. Allora, io ho guardato un po' e ho trovato che Aldo, è nato così, diciamo, Aldo Basile, sottufficiale dell'aeroporto militare di Alghero nel 1974, insieme ad alcuni studenti amici, fondano l'Amatore Rugby Alghero. Sì, è così. Ad Alghero c'era un nutrito numero di militari perché c'era una base importante dell'aeronautica e tra questi militari c'era Aldo Basile, che era un maresciallo, che è appassionato e giocatore di rugby che veniva da Catania e ha radunato un gruppo di studenti, di amici e hanno iniziato a giocare a livello primi passi amatoriali, poi piano piano. Da lì, credo fosse intorno al 1975, Sì, si è creato 75. un gruppo che poi ha formato proprio una piccola società e una squadra che ha iniziato a fare il campionato. Allora credo che fosse un campionato di Serie C nazionale, perché in Sardegna penso che fosse l'unica squadra. Credo che in quel periodo sia nato anche più o meno nello stesso periodo anche il Capoterra, che Ah. adesso è in Serie B, però più o Esatto. meno, però in Sardegna il rugby c'era stato tanti anni prima, penso anche a Cagliari o forse a Carbonia e poi credo addirittura ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Non so bene in che collocazione, in che tipo di attività, però so che esistevano anche a quei tempi giocatori di squadre di rugby in Sardegna. Diciamo che Alghero è stata quella che ha iniziato per prima il secondo corso rugbistico sardo, diciamo del dopoguerra in poi, ecco, dagli anni 70 in poi. Quindi comunque il rugby in Sardegna è uno sport molto radicato.
È uno sport radicato, anche se non ha magari moltissimi partecipanti, moltissimi iscritti, però è uno sport radicato conosciuto. Okay. Questo l'ho avuto, ho avuto modo di accertarlo così parlando con le persone. Sì. Io giro molto per lavoro, anche qui ho girato molti ospedali e ho trovato quasi in tutti gli ambienti qualche o conoscitore o ex giocatore o comunque persone che sono state vicine al mondo del rugby. Benissimo. Nel 1982, annata 1981-82, l'Alghero disputa il girone Tosco Emilia Laziale in C1. Un anno importante perché poi così nasce il settore giovanile che partecipa con due formazioni, Under 17 e 19, campionati nazionali di categoria. Quindi da subito diciamo che sì, sono partiti abbastanza determinati. Sì, sì, è vero. Diciamo che quegli anni, proprio in quegli anni si era riusciti, erano riusciti, perché io poi sono entrato dopo. Io sono entrato perché mio tre volte è da genitore sostenitore, dirigente, alla fine mi sono ritrovato ad essere presidente. E quegli anni lì, anche quando giocava mio figlio, le giovanili, c'era già un buon settore giovanile, e infatti ancora gli ultimi, ancora un paio di anziani che giocano, diciamo anziani tra virgolette, sì, che giocano in prima squadra, per esempio il tallonatore Marco Spirito e Tony Daga, Daniele Pesappane, che oggi è il nostro direttore sportivo, sono l'ultimo prodotto di quegli anni in cui e l'Under 18 faceva un campionato nazionale, quindi avevano modo di confrontarsi con dei ragazzi di loro età, però con una migliore esperienza rugbistica, un miglior livello rugbistico, e quindi in quegli anni abbiamo avuto un prodotto, diciamo, di qualità che poi si è trasferito a livello della prima squadra, sia in Serie C, poi in Serie B e in Serie A. Purtroppo dopo questo non c'è stato possibile, e diciamo che forse quello ha mortificato un po' la crescita qualitativa del settore giovanile, da quando il settore giovanile è diventato solamente regionale. Ho capito. Comunque avete avuto dei momenti importanti, perché nel 97 è arrivato Marco Bollesan, ex giocatore allenatore della nazionale italiana, nonché giocatore di Amatori Milano dal 79 all'81 e come allenatore dall'81 all'85. Ciao Marco, che ci ha fatto fare tante belle cose. E che vi porta poi in Serie B, Bollesan. L'ho perso un attimo. Dicevo che Bollesan vi porta in Serie B. Bollesan, che è stato, ecco, un personaggio importante di Amatori Milano. Io sono di Amatori Milano e quindi ci tenevo a dirlo. Certo, Bollesan viene ad Alghero. Sì. Bollesan viene ad Alghero tramite l'amicizia con Salvatore Marinaro e credo un altro giocatore che era andato a giocare a Genova perché si era trasferito forse per motivi di studio. Lì aveva conosciuto Marco, lì è nata un'amicizia. Marco è venuto in Sardegna così da prime volte come turista. Poi noi l'abbiamo invitato proprio in quell'occasione a rimanere, lui ha detto perché no, era in un attimo di pausa dagli impegni con la nazionale, perché anche l'ultimo anno che è stato da noi lui era comunque manager della nazionale maggiore, ed è stato chiaramente, conosciamo tutti chi nell'ambiente rugbistico conosce Marco Bollesan, che salutiamo con affetto, poverino, anche se oggi non sta tanto bene, e a cui siamo molto riconoscenti, perché lui ha fatto veramente una rivoluzione culturale, sì, ed è stato veramente un tornado che ha portato l'entusiasmo. Abbiamo avuto degli anni in cui veramente era la squadra della città di Alghero, l'Alghero Rugby, se non conosciuto lo sport, però conosciuta la squadra, conosciuta l'attività, frequentato il campo, frequentato la clubhouse, abbiamo fatto veramente anni in cui, che poi per fortuna hanno continuato, però era un po' una sorpresa, era diventata veramente una realtà importante per la città e per la Sardegna tutta. Infatti eravamo sempre sulla stampa, televisione, quando poi un pochino si è ridimensionato, giustamente, però lui è stato l'uomo che ha dato veramente il là a un cambiamento radicale della situazione della società.
Insomma, lui era veramente stato per il rugby italiano, è stato un personaggio molto importante, una colonna portante del rugby italiano, perché senza Bolesan diciamo che non saremmo mai potuti arrivare ad essere quello che siamo adesso, anche se siamo poco, però intendo dire, lui ha portato veramente il movimento in avanti. Esatto, ma anche perché lui era anche un motivatore, oltre ad essere un motivatore, era anche, aveva anche bene in testa le capacità e organizzative, sapeva trasferirle assieme a quell'entusiasmo che poi era la benzina che le faceva andare avanti. Lui aveva una buona conoscenza, chiaramente lui aveva girato il mondo. Eh sì. Grazie al rugby conosceva bene ambienti delle squadre anglosassoni, delle squadre dell'emisfero sud, quindi era in grado anche di captare le cose importanti che avrebbe voluto trasferire e in parte riusciva a trasferire. Lui diceva che, per esempio, in Sardegna, secondo lui, c'era un atteggiamento giusto da parte dei ragazzi che potevano essere, secondo lui, idonei e adatti a praticare uno sport come il rugby, come gli isolani dell'emisfero sud, per esempio. Cioè Esatto. lui trovava nei sardi caratterialmente le qualità per poter giocare a un buon livello del rugby. Insomma, la Sardegna come New Zealand, diciamo. Esatto, infatti lui sognava così, avevamo anche scritto su un giornale una volta, volevamo fare il centro mediterraneo del rugby. Ecco, sarebbe stata un'ottima idea, direi. Senta, poi dopo nel 98, voi come diciamo sponsor, come personaggio interessante, avete avuto anche Gavino Sanna, un personaggio estremamente interessante, un genio poliedrico, io lo definisco, che non solo è stato un vostro sponsor proprio all'interno della società, ma ha anche creato l'attuale logo dell'Amatori. E girato lo spot anche contro la droga. Sì, è vero. Gavino, anche Gavino, essendo un personaggio dotato veramente di qualità Pazzesco, eccezionali nell'ambito pazzesco. del suo lavoro, con i risultati che ha avuto, ma anche nell'ambito dell'arte, poi, perché lui Sì. è fondamentalmente un artista. Vedeva anche lui nel rugby qualcosa di speciale, che lo attirava moltissimo, e avrebbe lui chiaramente. E soprattutto allora, ma tuttora è un personaggio invitato e desiderato in tutti gli ambienti. Quindi da noi lui si è avvicinato con passione, perché apprezzava molto anche lui il rugby in generale e in particolare anche il nostro ambiente algherese in cui lui si trovava benissimo. E ci ha fatto questi due regali importanti. Uno è il marchio. Il nuovo logo Il della logo. società, che prima era fatto in maniera così improvvisata, diciamo di dilettantistica, poi lui l'ha trasformato in un logo veramente bello che è anche se non che raffigura il grifone, Il che era grifone. che è quell'avvoltoio degli agnelli che vive nelle coste occidentali della Sardegna, perché la squadra aveva nel precedente logo sempre un grifone che tratteneva con le zampe un pallone da rugby. Lui l'ha cambiato, ha fatto un grifone stilizzato e molto bello, io direi, perché infatti il nostro logo viene apprezzato un pochino da tutti e con la sua capacità Certo. che tutti conosciamo. E Indiscutibile, lui indiscutibile. tuttora è un nostro lui è il nostro presidente onorario, unico presidente onorario. E tuttora lui è vicino a noi, non può, come magari non ci frequenta come prima per vari motivi, però ogni tanto io lo sento, è sempre molto affettuoso, ci aiuta sempre anche dal punto di vista delle sponsorizzazioni, insomma, è presente. Diciamo che anche con una presenza magari non continua, però fa parte sempre della società. Ecco, allora poi dal 2001 al 2003 avete due promozioni, nel 2002 in A2 e poi alla fine della stagione 2003 arrivano i Cutitta, andati in Serie A1. Sì, Loro sono andiamo in sempre Serie stati 1 per forti. rinuncia. Siamo andati in Serie 1 per rinuncia, cioè quando siamo andati in Serie A per
perché eravamo secondi, c'era stata una rinuncia, credo, di chi aveva diritto ad andare, noi eravamo secondi e abbiamo accettato di andare noi, ecco, mi sembra fosse il Botticino allora, se non ricordo male. E questo è stato questo, Marcello Cutita era venuto da noi quando eravamo in Serie B, e abbiamo fatto un ottimo campionato, primo campionato con lui in Serie B. Poi l'anno dopo abbiamo avuto la possibilità, ripeto, federale di andare in Serie A e avevamo allestito una squadra, direi, anche forte grazie alle amicizie e alle conoscenze di Marcello, che aveva portato giocatori di gran livello ad Alghero, mi riferisco tra tutti Ramiro Cassina, che ancora è ex nazionale, che ancora rimane, che ancora vive in Sardegna per fare ristoratore, il fratello Massimo e tanti altri. Maus. E da lì esatto, Maus. E da lì abbiamo avuto una serie di anni in Serie A, fino a quando poi, adesso non ricordo l'anno, siamo retrocessi in B. Avete fatto un po' di su e giù. Meglio non ricordarlo. Esatto, esatto, bisogna ricordare le cose belle, non quelle che diciamo. Certo. Cioè, comunque, oggi, ad oggi siete in Serie A, stesso girone di SR, Paradiago. Siamo in Italia 2 anni fa. Esatto, sì. Quindi oggi siete poi, diciamo, abbastanza stabili in Serie A. Con Tino Paoletti, quarantenne, ex pilone destro, 17 caps in nazionale, dove ha fatto anche 2 mete. E l'allenatore giocatore dei tre quarti, Steven Bortolussi, anche lui ex nazionale, però del Seven Azzurro. E tre quarti ala da voi. Sì. Erano, perché tutti e due hanno fatto il campionatino 2 anni fa, poi è andato a Olbia, perché a Olbia stanno creando c'è una società, sicuramente lei sa che Olbia è un territorio in grande sviluppo per mille motivi, sì. La vicinanza alla Costa Smeralda, le attività commerciali, è il paese, che è la città che demograficamente sta crescendo di più in Sardegna. E lì c'è una realtà rugbistica nuova, relativamente nuova anche lì, che fanno un campionato di Serie C nazionale con la Toscana, credo. Sì, probabile. E Tino è andato a fare il direttore di tutto il movimento, sia seniores che giovanile, a Olbia, aiutato da un altro nostro ex giocatore che si chiama Tony Daga. E Tino, quindi, 2 anni fa è andato lì. Steven invece l'anno scorso ha iniziato da noi a fare l'allenatore, poi a metà campionato ha preferito, dopo un lungo anche infortunio, aveva voglia, lui già si era trattenuto, diciamo non contro voglia, ma era molto indeciso se smettere, poi verso metà campionato ha deciso di rientrare a casa in Australia e quindi ci ha lasciato. Anche lui. Adesso l'allenatore è allenatore giocatore Marco Anversa, che giocava a Milano fino all'anno scorso, esatto, e esatto, che è stato già da noi altre volte, sia giocatore che allenatore. Insomma, fa avanti un po', avanti e indietro tra la Sardegna e il continente. Perché lui vive a casa, i suoi genitori vivono ad Alghero. Lui si era trasferito con la famiglia ad Alghero, poi ha avuto una parentesi a Capoterra, poi è ritornato ad Alghero, quindi lui, avendo anche i genitori ad Alghero, per lui diciamo che è un ritorno a casa, tra l'altro penso che sia l'ultimo anno che giocherà, perché ha 40 anni. E quindi ancora 2 anni al massimo. Forse farà 1 o 2 anni, sì, ma esatto, nel ruolo in cui gioca lui, insomma, non lo so. Beh, sai, comunque i giocatori che arrivano ad alti livelli giocare fino ai 42 perché amano disperatamente il rugby. Ama disperatamente il rugby e poi riesce a mantenersi in condizioni fisiche ottimali. Che non è facile, comunque. I maligni dicono perché riesce a sfuggire ai placcaggi. Buon per lui, vuol dire che è veramente in gamba. Senta, dottore, la sua esperienza in nazionale come medico, no? L'ha chiaramente portata a frequentare posti, giocatori, team e situazioni del massimo livello. Questo le è stato utile nella sua esperienza come presidente di club? Ma sicuramente sì, cioè frequentare l'alto livello ti consente di conoscere, di imparare tutte le metodologie a tutti i livelli, sia quello tecnico sportivo, anche quello sanitario, organizzativo,
vieni a conoscenza di cose che, di cui non sapevi neanche l'esistenza, non essendo un tecnico del rugby, ma essendo un medico. Per cui è chiaro che acquisisci molte cose, molte conoscenze che poi chiaramente con ridimensionate servono, poi possono essere trasferite e possono servire per migliorare quello che si ha in casa, anche se in una realtà molto infinitamente più piccola, però utili, altrettanto utili. Se non altro è l'impostazione che è dell'alto livello che ti consente di vedere dove puoi arrivare con lo sport che stai praticando. E questo è una cosa, diciamo che è un format applicabile anche a una società che gioca in Serie A, o ci sono dei limiti per i quali proprio è impossibile? Cioè si può estrapolare una parte e il resto bisogna dire ciao perché siamo troppo avanti come nazionale. Secondo me è importante, tante cose si possono estrapolare e portare, perché sono cose anche di poco costo, ma sono concetti e sono cose importanti da trasferire. Ma poi quello che è importante è trasferire, soprattutto io mi riferisco in generale alle noi abbiamo in Serie A tante società che vivono, che risiedono in posti, per esempio, dove c'è un'imprenditoria turistica, faccio un esempio. E quindi capisci, anche girando il mondo, vedendo cos'è il rugby nel mondo, quelle che sono anche le potenzialità dal punto di vista sviluppo turistico, quindi da poter portare poi e raccontare agli sponsor nella propria città per poterli attrarre verso il rugby, che sicuramente, se arriviamo ad Alghero, poi Alghero che ha sempre come obiettivo l'allungamento della stagione turistica, e avere una realtà rugbistica ad alto livello, quante possibilità di turisti dal Galles, dalla Scozia, dall'Irlanda potrebbe portare, che sarebbe veramente importante per una città turistica come Alghero. Se gli imprenditori capissero quanto conviene investire nel rugby, e io parlo degli imprenditori del turismo, a differenza di altri sport che sono molto 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 più costosi e invece fanno girare molta meno gente, poi gente che turisti che sono importanti perché sono turisti che spendono, che il tifoso rugbista è un tifoso mediamente medio alto che spende, che va nei ristoranti, che va nei bar. Quindi io credo che a Treviso, per esempio, non a caso Benetton abbia scelto il rugby, perché a Treviso penso che quei 5-6 mila gallesi, inglesi, cioè gallesi e irlandesi che arrivano alle partite Pro 14 per 3-4 giorni diano un bel ossigeno d'inverno. Assolutamente, penso proprio di sì. Quindi girando in un certo mondo riesci a capire anche quelle che sono le potenzialità di altro tipo, al di là dell'obiettivo sportivo e del risultato sportivo, che ti consentono poi di agire in modo da poter attrarre i fondi che poi ti servono per fare l'attività. Questo è un aspetto. L'altro aspetto poi anche il contatto con tutte le scolaresche, con tutte le comunità, e quindi la socializzazione, la possibilità di portare tanti bambini, tanti ragazzi che vengono con entusiasmo. Io penso che esista anche negli altri sport, però nel rugby è molto particolare. Anche la stessa accoglienza che ci hanno fatto in Giappone, pur non essendo fino ai campionati del mondo forse lo sport nazionale, però è stata una cosa meravigliosa. Sì, mi siete trovati... Vedere quello che riesce a fare il rugby, ecco. Certo. Senta, io ho una curiosità, no? Come si gestisce? È una cosa che chiedo molto spesso ai presidenti dei club, perché fa parte di un management che nel rugby viene proposto poco, purtroppo. E mi domando, cioè ci domandiamo, come si gestisca un club su un'isola? Perché è inevitabile che ci sono dei problemi come le trasferte, che sono una voce incidente sui bilanci. Pertanto la domanda è, ma come come la diversità che ci può essere tra un rugby
che si fa nel continente, come può essere Roma, Treviso, Milano, Napoli e Sicilia e Sardegna. Parliamo della Sardegna ovviamente perché lei è di lì. Noi abbiamo per fortuna l'aiuto della regione, perché la regione dà a tutte le società sportive di tutti gli sport che praticano campionati nazionali, viene dato un contributo a seconda della fascia, del livello in cui giocano. Per cui già abbiamo praticamente una quota che ci permette di dare, di avere, di organizzare, poter fare le trasferte, in più anche un rimborsino di spese su quelle che sono poi le spese di trasferte, eventualmente alberghi, ristoranti, eccetera. Quello è un primo aiuto. Un aiuto ce lo dà la federazione. Poi sicuramente nella città abbiamo un discreto seguito, quindi un po' di sponsor li abbiamo, un po' di sostenitori li abbiamo, e poi siamo 5-6 professionisti che hanno il loro giocattolo, diciamo, e quindi contribuiscono all'attività in maniera diretta, perché ecco, se no non si potrebbe veramente fare. Infatti, perché io mi domandavo proprio come, dal punto di vista anche economico, come si potesse gestire, perché non so, io vedo che tante società, come può essere società di serie B o anche di serie A, al momento stesso in cui devono venire a giocare in casa vostra, cioè quindi prendere l'aereo e andare in Sardegna, beh, insomma, inizia a essere un impegno economico non da sottovalutare. Quindi tante società, so che quando arrivano al momento di fare il salto, insomma, sono sempre un po' recalcitranti, perché dicono: caspita, per fare una serie B ci vogliono un casino. Infatti non siamo graditi, non siamo molto graditi. È perché siete una spina nel fianco, chiaro. Tutti vorrebbero che andassimo nell'altro girone. Esatto. I gironi là sono tre, nessuno di ci vorrebbe, preferirebbero tutti sia noi. Poi se 2 anni fa eravamo al girone 3, quindi c'eravamo noi e il Catania, che erano due trasferte terribili per chi doveva venire. Però, esatto, insomma, veramente costosissime. No, noi poi abbiamo anche avuto la fortuna di avere in concessione una struttura dal comune che ha una foresteria. Ha una foresteria che noi abbiamo poi classificato come casa vacanze o tipo B&B, e quindi d'inverno ospitiamo i giocatori, quelli che naturalmente non hanno famiglia, quindi single che vivono al campo, ed estate poi queste camere le possiamo affittare come casa vacanze ai turisti. E quindi quest'anno anche noi risentiamo della crisi, però anche quello è un introito che ci consente di fare l'attività. E bontà del comune che ci ha dato una struttura dove c'è anche una foresteria. Sì, sì, ho visto, infatti avete uno stadio molto bello, perché avete all'interno la palestra, la foresteria con 32 posti letto, una clubhouse molto bella, con tanto di terrazza. E inoltre, bisogna dirlo, questo che è importante, il vostro stadio, il vostro campo è omologato per le gare internazionali. Tutti ingredienti giusti per un rugby importante. Esatto. Ma infatti la invitiamo a venire a vedere, a venire personalmente, se non è mai stato. Lo dico anche a lei, come lo dico a tutti: guardate che se mi invitate io poi vengo. Non mi faccio sfuggire. In occasione del campionato, in occasione di una partita, ci fa piacere. Assolutamente. In Sardegna ci sono 13 società, delle quali 3 nel raggio di pochi chilometri. Sassari, Bulldog Sassari, che tra parentesi è stato un nostro partner per l'acquisto dei dispositivi medici paradenti, e voi. Poi dopo ci sono le altre, come Capoterra, sparse un po' per tutta la Sardegna. Come riuscite a gestire questa cosa? Cioè, il discorso mio è molto semplice, è questo. Il bacino di utenza è vero che può essere ampliato, ma non è certamente limitato. Quindi nel giro di così pochi chilometri, come riuscite a andare, diciamo, tutti di pari passo? Ma con Sassari abbiamo sempre avuto un rapporto di collaborazione, che però non abbiamo mai, in verità, non siamo mai riusciti in verità
a realizzare una sinergia per poter portare i ragazzi al campo, sia a Sassari sia ad Alghero, per esempio anche trasferendo una parte delle giovanili da loro. Questo purtroppo non siamo mai riusciti, però devo dire che per quello che riguarda noi ad Alghero, noi facciamo più riferimento ai paesini vicini, come sono Olmedo, Villanova, Monteleone, e questo per lavorare nelle scuole, per cercare di portare i ragazzi al campo. E ad Alghero stessa, che per fortuna è una cittadina abbastanza grossa, quindi riusciamo, anche se a fatica, a raggiungere i numeri per poter fare i campionati delle giovanili. E speriamo, anzi, di crescere sempre di più. Devo dire che ad Alghero abbiamo avuto, non si può dire una fortuna, però è stato un momento di calo di tutti gli altri sport, e forse oggi come oggi noi siamo la realtà sportiva più in attività, più in efficienza rispetto al calcio, che è crollato, il basket, che non è più ai livelli di tanti anni fa. Quindi forse abbiamo avuto quella coincidenza lì, per cui diciamo che fino ad oggi facciamo fatica, perché devo dire che portare i ragazzi con i soliti problemi, che poi ci sono dappertutto, quindi non è che non sono superabili, le mamme, non le mamme, qualche piccolo incidente che poi fa sparire per un po' di tempo, cioè gli inconvenienti che succedono dappertutto, però noi partiamo da un numero sicuramente più ridotto rispetto alle realtà del continente, quindi diventa più difficile. Sassari vedo che fa molta fatica, secondo noi dovrebbe raggiungere risultati anche a livello giovanile più alti dei nostri, invece per mille motivi non riescono a coagulare, a produrre quello che potrebbero, e che è nelle loro potenzialità. E magari hanno, diciamo, delle squadre. L'altra difficoltà grossa delle giovanili, che pur essendo 13 società, in realtà sono tutte società che fanno un po' fatica. E quando poi alla fine il campionato giovanile si riduce in 3-4 squadre, portare i bambini, a parte che andare a Capoterra sono 240 km, 250 km, quindi diventa un viaggio e andare avanti e indietro è impegnativo. E quindi quello è uno dei limiti, ma anche le altre sedi delle società non sono vicinissime, perché anche Olbia è abbastanza lontana. Insomma, diciamo che ci sono difficoltà legate all'insularità, ma soprattutto a un'isola che è poco popolata, perché Sardegna ha un'estensione, adesso non mi ricordo, credo come la Lombardia, credo più o meno, però abbiamo 1,5 milioni di abitanti, 1,5 milioni di abitanti su quelli di Milano, credo, no? Sì. Appunto. Quindi avere il materiale su cui lavorare non è facile. No, assolutamente, anche perché mi rifacevo proprio questa cosa, cioè il bacino di utenza è quello, cioè, quindi più di tanto non si può pretendere. Esatto, diciamo che Sassari è la vicinanza di Sassari è l'unico vantaggio che ci dà. Adesso iniziamo a vedere, siccome c'ha quasi tutte le facoltà all'Università di Sassari, sì, e anche ad Alghero c'è la facoltà di architettura del mare, iniziamo a vedere qualche studente universitario che, apprezzando la facoltà e le facoltà sassaresi, soprattutto medicina, ma anche veterinaria, ma anche agraria, anche altre facoltà, decide di venire a studiare in Sardegna, o perché trova posto all'università in Sardegna, e quindi sono ragazzi magari del nord Italia che giocano a rugby. Poi noi abbiamo Salaris, per esempio, che è del CUS Milano, che pur avendo il cognome sardo e milanese, che gioca da noi perché studia medicina a Sassari. Certo. E così qualche altro. Infatti noi volevamo fare una sorta di promozione per aumentare, questo anche a livello giovanile, è che con i minorenni diventa una cosa impossibile, però a livello di maggiorenni volevamo fare una promozione, come fanno anche altre società, di offrire l'alloggio, il vitto e l'iscrizione all'università, sì, in cambio della prestazione sportiva. Della prestazione con l'Alghero, sì. Sì, sì. E beh, quello sarebbe una cosa interessante, anche perché si offre la possibilità dei ragazzi di fare un'esperienza. Un'esperienza, sì, di 1 o 2 anni non indifferente, poi in un posto dove stanno anche bene. È quello che, insomma, la Sardegna è tanta roba, come si suol dire, perché il posto
è innegabilmente bello, abbiamo i Caraibi in casa. Esatto, magari viene male studiare, viene meglio fare esatto, non sarebbe bene per me, perché io, per esempio, vabbè, se fossi stato, avessi avuto l'occasione, diciamo che sarebbe stato un ambiente ostile per i miei studi, ecco, avrei fatto tutte altre cose. Esatto, che numeri... un paese dei balocchi a Ghent. Esatto, che numeri fate voi come società? Quanti atleti avete? Io quando parlo di atleti parlo del bambino dalla 6, dal nido, fino al seniores, per me sono tutti atleti. Sì, noi abbiamo praticamente tutte le categorie, e credo che arriviamo a un 150-160 tesserati. Ah, ok. E comunque abbiamo tutte, normalmente facciamo l'obbligatorietà, quindi under 14, 16, 18, però abbiamo anche l'under 12, abbiamo anche i piccolini. E diciamo che sì, cerchiamo, l'ideale sarebbe anche lì riuscire a raddoppiare, ma non ce la facciamo praticamente mai. Riuscire ad avere almeno due per categoria, ma diventa quasi impossibile. Riusciamo a fare gli studenteschi qualche volta, soprattutto con un paio di istituti, che sarebbero anche quelli una bella promozione, perché di solito dai campionati studenteschi vengono poi fuori i ragazzi che magari provano gli studenteschi, poi si trasferiscono al campo in società. Certo. L'attività, poi un pochino di beach rugby d'estate, in giro anche per la Sardegna, e diciamo che le attività promozionali sono essenzialmente quelle lì. E i bambini iniziano, credo che inizino, facciano anche qualche iniziativa d'estate, qualche camp, qualcosina si faccia anche d'estate. Quest'anno l'avete fatto. E su quello convergono anche qualche bambino che viene da fuori, perché le mamme volentieri lasciano i figli quella mezza giornata in cui vengono tenuti dagli istruttori, poi giocano, fanno nuoto, cioè un po' di tutto. Quest'anno l'avete fatto il camp estivo? Dovrebbe iniziare anche quest'anno, perché eravamo bloccati, se riusciamo a farlo sicuramente si farà. Adesso sta per partire la nuova organizzazione anche del settore giovanile, e ci sono responsabili, Massimiliano che lei conosce, sì. Forse con lui, e Paco Ogert, che è una nostra ex seconda linea, che quest'anno ha deciso di smettere di giocare, anche lui proveniente dalla Lombardia, ha giocato a Calvisano, sì. Ha giocato, non mi ricordo se ha giocato nel Milan, forse anche nel Milan, e sono loro che stanno riorganizzando, stiamo facendo tutto un progetto nuovo per il settore giovanile, molto articolato, che speriamo di dare i suoi frutti nei prossimi anni. Per loro si occuperanno solo di quello. Ho capito. Tra parentesi, la Sardegna come Covid non è stata colpita? No, per fortuna poco. Sì, esatto, proprio stati dei casi, quindi voglio dire... È stato Sassari un pochino di problemi, però è stato circuito molto velocemente, avete risolto il problema per fortuna sì. Quindi le mamme sono serene nel poter portare i bambini a fare il camp. Certo, sì, sicuramente sì. Adesso ho visto che ieri è uscita la nuova circolare per la ripresa anche delle attività degli allenamenti, infatti me la sono messa in evidenza per leggerla, e credo che ormai si possa lavorare quasi a regime. Ci sono alcune norme da seguire, però rispetto alle precedenti le cose si stanno un pochino semplificando. Bisogna sperare che tutto continui a filare liscio così, perché se arriva un altro blocco siamo morti. Sì, assolutamente. Ma infatti, poi tra parentesi, vabbè, noi in Lombardia siamo stati quelli, diciamo, nell'occhio del ciclone, di conseguenza per noi il contatto è ancora limitato, non lo possiamo ancora fare. Però in Veneto ho visto che Zaia ha aperto il contatto, perché ho intervistato le ragazze delle Red Panthers, che sono la squadra del femminile del Benetton, e loro dalla settimana scorsa hanno avuto via libera per poter giocare a tutti gli effetti, ecco. Quindi tutti stanno aspettando che arrivi, chiaramente rispetto a quello che sono i contagi, che arrivi la possibilità di farlo. Quindi in Sardegna, certo, suppongo che
non ci siano problemi. In teoria dovrebbe ripartire di pochi giorni la determina sarda della ripresa di tutti gli sport di contatto. Mi sembra sia del 4. Ok, quindi insomma possiamo utilizzare questo spazio per poter dire che chi vuole andare a giocare a rugby o fare il camp o comunque iscriversi o qualsiasi cosa presso di voi è possibile farlo perché funziona a tutti gli effetti. Siete operativi al 100%, diciamo. Mi ha sentito? Abbiamo un po' di instabilità di collegamento. Dicevo che potevamo utilizzare questo spazio di collegamento per poter dire a tutti, cioè a tutti quelli che ci sono intorno a voi, che possono venire a giocare perché il problema è risolto. Perché il problema è risolto, sì. Ovviamente le informazioni per contattarvi le trovano sul sito, perché c'è il sito della Ghiera. C'è il sito dove trovano tutto, ma poi possono anche venire direttamente al campo. E tra l'altro noi abbiamo il campo proprio vicino, nella antistante o retrostante, anzi, alla zona più bella del Lido, dove quindi i bambini volentieri vengono, perché assieme all'allenamento si va a fare sempre un bel bagno collettivo, giochi in spiaggia, ci si diverte, poi in questo periodo è proprio bellissimo. È un piacevole passatempo venire al Lido. È fantastico, perché siamo troppo lontani, se no le mandavo anche mio figlio. In effetti sì. No, è proprio bello, è proprio la zona Lermeuli che è bellissima. No, è bello, io la conosco perché l'ho frequentata da ragazzo devo dire che è veramente uno spettacolo. Alghero è comunque, vabbè, cioè dire che c'è un posto che non è bello in Sardegna è difficile, perché obiettivamente, insomma, è tutto molto però effettivamente lì, dal punto di vista rugbistico, campo attaccato alla spiaggia, che dopo anche le partite vanno a mettere le gambe in acqua, è una cosa molto è rigenerante, utile, molto bella. È rigenerante anche molto bella, è anche molto bella e divertente. Quindi, direi. Proprio attraverso la strada. Anche perché invece di fare la doccia negli spogliatoi vanno direttamente a farla a mare, quindi è il massimo della vita. Volevo chiederle ancora una cosa. Come vede lei il rugby oggi? Il rugby italiano, ovviamente. Covid a parte. Adesso il Covid. Sì, assolutamente. Ma io devo dire la verità. In generale, cioè sul movimento in generale, sui numeri, io non li conosco. Non so quale sia il grado di diffusione di aumento, se c'è un aumento o diminuzione degli iscritti, dei praticanti. Leggermente in calo, ma però, dottore, diciamoci la verità, il movimento ha goduto di un boom spaventoso negli anni passati, perché io so che le cifre sono state in salita verticale dal 2006, cioè dagli anni del 2006, le categorie, parlo del 2006-2007, quindi giocavano già nel 2012-2010, è stato veramente dei numeri molto molto importanti, perché il rugby ha fatto molto bene. Poi è fisiologico che a un certo punto si arrivi a gumpi e poi dopo inevitabilmente ci sia un minimo di degrado. Nonostante questo, un lieve abbassamento dei numeri, so che i numeri sono sempre molto importanti. Beh, certo. Come degli spettatori, cioè, chiaramente lo sappiamo tutti, purtroppo ci vuole l'attrazione da parte dei vertici. Se la nazionale non inizia a vincere qualcosina in più, e se le franchigie continuano invece a far bene come hanno fatto già bene ultimamente rispetto agli anni passati, è chiaro che allora aumenterà il seguito, aumenteranno. Perché purtroppo funziona così. Se invece si continua a non avere risultati con la nazionale, speriamo di no, o comunque i risultati che ci sono vengono un pochino ridimensionati dai Sei Nazioni, che sempre purtroppo negli ultimi anni ci ha visto perdere, non c'è niente da dire, anche magari facendo anche qualche buona prestazione e in qualche caso senza l'aiuto della fortuna, che anche quella ci vuole, però, assolutamente d'accordo.
assolutamente. Però diciamo che qualcosina in più l'avremmo meritata, non c'è stata pazienza. Il lavoro, l'impegno, per quello che ho visto io, c'è ed è anche tanto. Il livello è sicuramente cresciuto. Dobbiamo considerare che come cresce il nostro, il livello purtroppo cresce anche esatto. degli altri. Esatto. Però io vedo tanti ragazzi giovani italiani che vengono dalle accademie, che sono molto criticate, sono state sempre molto criticate, però in realtà il prodotto si vede, l'Under 20 si vede, e i giocatori che stanno passando in prima squadra dall'Under 20, e li vediamo, sono giocatori di livello sicuramente superiore, se non altro dal punto di vista fisico, tecnico, rispetto al passato. Poi non abbiamo avuto le stesse opportunità perché non abbiamo avuto gli stessi risultati. Forse anche molte critiche all'intero sistema, ma come si dice sempre, anche bisognerebbe trovarsi poi al posto lì per fare di meglio. Perché poi è un pochino come la questione di governare. Siamo bravi tutti, siamo tutti allenatori, siamo tutti politici, siamo tutti in tutto, però poi quando ti trovi nel posto dove devi decidere le cose, non è che i risultati siano così semplici. No, infatti. Secondo me bisogna aspettare, il lavoro che è stato fatto è un buon lavoro e darà i suoi frutti. Poi adesso sia la nazionale che le franchigie, io credo che quest'anno inizieranno anche a darci qualche soddisfazione ancora in più rispetto infatti credo che Benetton quantomeno punti in alto molto in alto. Cioè i risultati certo. li hanno avuti, quindi insomma diciamo che paventare una vittoria e nel pro insomma diciamo che è una cosa che ci sta, ecco, non è una pura utopia, mettiamola così, è una cosa abbastanza certo. fattibile, ecco. Certo. Mi dica. Io sono assolutamente convinto di sì, anch'io, su quello. Sui risultati che arriveranno è fuori di dubbio, secondo me. Ma io ho visto anche a livello delle giovanili, cioè questi ragazzi che stanno passando, sia i permit, sia i ragazzi che stanno passando in nazionale, sono ragazzi veramente preparati. E oltre a essere preparati in maniera diversa dal punto di vista fisico e sportivo, sono anche ragazzi molto ben quadrati, molto pronti anche mentalmente a raggiungere degli obiettivi e dei risultati che prima si raggiungevano solo con l'estro, con la fantasia, ma adesso c'è una costruzione, si vede che sono forgiati, costruiti per raggiungere dei risultati. Io ho notato molta maturità, molto senso di appartenenza, che sicuramente c'era anche, però molta serietà nella preparazione, nel voler raggiungere dei risultati. Ne sono convinto perché ho visto degli allenamenti anche recenti sia delle Zebre che di Benetton. Beh, insomma, diciamo che hanno tutto la macchina per far funzionare, per ottenere dei risultati, perché e che se ne dica, ma tra allenatori, preparatori, tutto lo staff, insomma, e giocatori stessi, è vero che per dei limiti finanziari probabilmente non riusciamo più a portarci qui i fenomeni che ci sono in giro per il mondo, però insomma diciamo che cerchiamo di fare il meglio possibile. Però come tecnologia, ma anche solo la parte nutrizionale, la parte di preparazione atletica, fisica, cioè il lavoro si vede, c'è, perché insomma è sotto gli occhi di tutti, la capacità di prestazione, i tempi per esempio ai vari test sono sovrapponibili ai tempi delle altre realtà, delle altre nazionali, e non siamo molto distanti dagli altri, come fitness, come tutti i test che vengono fatti e sui giocatori e le valutazioni che vengono fatte sui giocatori. Poi è chiaro che la palla è ovale e non rimbalza mai dove vuoi tu. Esatto, non rimbalza mai dove vuoi tu, e poi purtroppo ha ragione, l'importante, come diceva
anche in parte anche il nostro amico Marco Bolesan è il risultato. Insomma, è inutile avere il fisico, è inutile giocare bene, è inutile dire la prossima volta andrà meglio, no. Finché non si porta a casa il risultato, no. Siamo giustamente, la critica nasce per quello. Deve servire di stimolo. Non ci deve essere il disfattismo, ma la critica ci vuole. Certo. Quando non si hanno i risultati è giusto essere criticati. Questo in tutti, in tutte le attività, comprese quelle sportive. Ma secondo lei, che li ha visti così da vicino, per esempio, io parlo adesso della nazionale, no? Ma come mai sussistono questi cali di fisico dove noi teniamo bene il primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo sempre questo calo fisico che ci condanna? Beh, ultimamente però non era proprio così, eh. Ultimamente diciamo abbiamo tenuto di più, sì. Abbiamo tenuto di più. Un altro particolare, io ripeto, non ho le capacità tecniche per poter dare dei giudizi, però anche come numero di segnature, mi sembra, cioè, diciamo sull'attacco, per esempio, anche se sono state molto criticate le conduzioni tecniche dell'attacco, mi sembra che i risultati invece si vedano, perché il numero di mete segnate sono cresciute rispetto al passato, secondo me. Parlo, sì, anche, delle, parlo anche delle franchigie. Sì, sì, ma sì, non siamo più. Ma anche del top 12, ma anche in Serie A, il gioco è completamente cambiato, molto più un gioco all'aperto, molto più un gioco alla mano, molto più un gioco dinamico, veloce, cioè è cambiato, sì, la tipologia da vent'anni, sì, sì, a questa parte. Assolutamente, assolutamente, sì, abbiamo fatto dei miglioramenti, anche il purtroppo, cioè purtroppo, insomma, il discorso che quello che dicevamo prima è che gli altri si sono mossi comunque a delle velocità supersoniche. Quindi per noi il gap che stavamo cercando di colmare è diventato, cioè è rimasto probabilmente simile, perché? Perché gli altri, ragazzi, non sono stati fermi a guardare, dormendo sugli allori, hanno fatto molto anche loro. Se noi vediamo Francia, Inghilterra, Gran Bretagna stessa, Irlanda, insomma, è gente che... Però c'è stato sempre, però in questi tre anni in cui sono stato io, ci sono sempre stati dei momenti in cui anche con questi noi non sembravamo inferiori. Ci sono sempre stati. È vero. Con tutti. Dalla vittoria col Sudafrica alla prestazione, alla mancata vittoria con la Francia, ma anche qualche partita col Galles, ma anche con la stessa Inghilterra. Sì, sì. Cioè, ci sono stati dei momenti in anche cui... Anche con la Francia, se per questo. Anche con la Francia, certo. Va bene. Senta, dottore, volevo chiudere con un argomento che penso che ci interessi. Qual è il sogno nel cassetto dell'Alghero Club? Il sogno nel cassetto, ripeto, è sicuramente uno sviluppo che ci consenta di avere meno stress dal punto di vista delle obbligatorietà, e quindi un bel numero di ragazzi che vengono al campo, e noi contiamo molto sulla nuova organizzazione del settore giovanile di avere un settore giovanile forte. Questo perché è il nostro primo obiettivo, importante obiettivo, perché speriamo sempre di più. Questo è un discorso vecchio che facciamo, che c'è, quello è il vecchio discorso della piramide, che se la base non è bella ampia, è bella appoggiata sul terreno, il vertice poi tende a crollare. Quindi il primo augurio che faccio alla società, a me stesso e a tutta la società, è che continui a diventare sempre più florido e sempre più importante il settore giovanile. Poi, per farla breve, il nostro sogno è quello di andare in top 12 adesso. Non dico immediatamente, ma nel giro di qualche anno, se le circostanze economiche generali ce lo consentiranno, ci piacerebbe che anche la Sardegna avesse una rappresentanza in top 12. Questo per la Sardegna. Noi, il nostro sogno è che, come il Cagliari e la squadra di calcio dei sardi, la Dinamo sarda, sì, la squadra di rugby dei sardi. Questo è il nostro sogno. Poi, ripeto, top 12, ma anche in Serie A. Però, in un discorso in prospettiva è questo, diventare la squadra dei sardi ed essere nel primo campionato italiano.
Insomma, diciamo che la differenza tra Serie A e Top 12 è potente, eh? Sotto tutti i punti di vista, sia dal gioco, sia dagli impegni, sia proprio del livello dei giocatori, insomma, sarebbe un salto di qualità non indifferente. Esatto, infatti quello che noi dobbiamo produrre è avere una base di giocatori locali che ci consentono di fare, perché non vorrei mai avere la possibilità di andare in top 12 e avere solamente una squadra fatta di stranieri, tra virgolette, capito? Quindi ci vorrà un po' di... cioè, per poter puntare a quello ci vuole quello che abbiamo detto prima, la base della piramide che ci dia un buon prodotto, che magari possono essere pochi giocatori, però una buona base di giocatori locali su cui poi, con dei giocatori che vengono da fuori, portare il livello, salire di livello. Non faccio un discorso economico, solo anche un discorso di evoluzione sportiva, di prospettiva, di sviluppo sportivo. Certo, avere un settore giovanile così buono che vi consenta di viaggiare a dei livelli molto alti senza investire dei capitali, ma non per i soldi, Per l'appartenenza, per avere le persone che vengono allo stadio, perché si sa benissimo che poi le persone vanno allo stadio perché c'è il figlio, c'è la fidanzata, capito? Quindi se tu non hai una buona base di giocatori, a meno che non sei veramente a un livello tipo la Dinamo, ecco, nel basket, e il Cagliari nel calcio, ma il rugby sappiamo che non funziona così, quindi dobbiamo avere, per poter sviluppare un pochino tutto, dobbiamo avere una base buona, locale, anche sarda, e non dico solo algherese, anche sarda. Di giocatori che vengono, che fanno diventare la squadra appartenente a tutta la Sardegna. Ma voi avete peraltro già, come Serie A, avete tanti giocatori interni proprio che vengono dal vostro vivaio. Sì. Credo che la squadra sia basata sul vivaio. Cioè, assolutamente sì, noi abbiamo mediamente 8-9 giocatori che vengono uno straniero, abbiamo uno straniero, un comunitario, questo per normativa, e poi altri 6-7 che vengono da altre città d'Italia. Però per arrivare a 25, che è una rosa 25-26, gli altri sono tutti locali. Abbiamo un paio di studenti universitari in più, quello è, però diciamo che sono residenti in Sardegna. Certo, ma senta, lei come vedrebbe, come pensa, in Francia per esempio è strutturato così, che ogni club all'interno ha la sua accademia. In Sardegna un'accademia non c'è, di fatto. Infatti noi vorremmo fare, tra i vari progetti, abbiamo proprio quello di fare una piccola accademia privata. Ah, come ha fatto Verona, come sta organizzando Mogliano. Quella è la nostra idea, fatta con i ragazzi sardi, naturalmente, che magari fanno... Ad Alghero c'è un ottimo istituto alberghiero, che è rinomato perché ha dato la preparazione a tanti chef stellati, è un ottimo istituto. In più abbiamo, come le dicevo prima, anche delle ottime scuole medie superiori. Infatti l'anno scorso noi avevamo il nipote di Fusco, lei conoscerà di sicuro, Gianluca Catania, che giocava a Mediano di Mischia, che ha fatto l'ultimo anno di liceo da noi. E noi vorremmo fare, ecco perché prima all'inizio l'ho detto, il discorso dei minorenni, è difficile tenere dei minorenni, però è chiaro che se noi dovessimo fare un'accademia privata dove i ragazzi vengono dai paesi della Sardegna, è più facile gestirli per la vicinanza dei parenti, dei genitori, più che avere ragazzi che vengono da un'altra possibilità per crescere un pochino il numero dei praticanti da noi. Questa era una delle idee che abbiamo avuto, magari anche qualcuno da fuori, ma diciamo che portare i ragazzini dai 14 ai 18 anni è sempre problematico. Se sono sardi, se tu hai il papà e la mamma a distanza di 40-50 km, anche se vivono tutta la settimana da noi, diventa una cosa più ragionevole. Sì, ma vediamo. anche 100, anche 150 km. Certo. Cioè, se vengono da Cagliari, voglio dire, tutto sommato, è vero che la San Felice non è proprio il massimo della vita, però diciamo che un giovane lo può fare tranquillamente. Certo.
senza problemi. Va bene. No, ma infatti questa è una delle varie opportunità che stiamo studiando, cercando di realizzare, e speriamo di riuscirci, perché questo sarebbe una buona sarebbe soluzione. Bellissimo. Avete qualche altra iniziativa in Cambusa? Per il momento no. A livello di... Eccoci. Mi è andata... Non ci sei. Eccoci. No, no, per il momento a livello di promozionale in questa fase no. Abbiamo, ripeto, questo, stiamo predisponendo questo grosso progetto di sviluppo del settore giovanile che parte anche da questi due nuovi responsabili, che poi si rivolgerà anche ai diversamente abili, ad altri, abbiamo già fatto una manifestazione per i bambini autistici e pensiamo di fare anche quello, insomma, cioè abbiamo all'interno dello sviluppo delle, del settore giovanile abbiamo una serie di iniziative che vogliamo portare avanti e che stiamo progettando, perché in quelle chiederemo chiaramente l'aiuto di enti di, che sono predisposti a fare queste cose qua. Certo, a questo proposito del sociale volevo rubarle un attimo di tempo, perché mi hanno scritto i ragazzi, due amici sono, Pierpaolo Gambutti e Giuseppe De Rosa, che sono del progetto di Rugby Oltre le Sbarre di Pesaro. Loro si occupano del carcere di Pesaro e anche quello di Rimini. Allora mi hanno scritto dicendo che durante la rivolta per il Covid nel carcere di Bologna, dove c'è Giallo Dozza, che è la squadra del carcere di Bologna, è andata a fuoco la palestra. Allora mi hanno chiesto se potevo informare quelli che io conosco, perché sono disponibili a ricevere donazioni, non tanto di denaro, ma quanto proprio come gli servivano le panche, gli servivano i bilancieri, gli servivano i, come si chiama, i ventilatori, e quindi ne approfittavo per fare questa cosa qua, per dire questa cosa, che chi vuole adoperarsi per avvantaggiarli può trovare le informazioni sullo spazio Instagram di Giallo Dozza, che è quello sempre la squadra di Bologna. Quindi tra l'altro noi il direttore proprio sportivo del settore giovanile è proprio Massimiliano Zancuoghi, che ha allenato quella squadra lì per qualche anno, mi sembra. Sì, sì, perché lui è di Bologna. E lui è di Bologna, ha allenato la squadra. Infatti lui ha portato anche il film che hanno fatto, bello, proiettato ad Alghero. Molto bello. Abbiamo fatto due volte, l'abbiamo proiettato con inviti, quindi... E quindi la squadra è conosciuta, la squadra del carcere di Bologna, sì, anche sì, ad Alghero. Per cui noi ne parliamo con Massimiliano, cerchiamo di divulgare un pochino questa esigenza e vediamo di, senz'altro, se è possibile, di aiutarli. Sì, io nel mio piccolo posso fare questo, cioè divulgare la notizia affinché chiunque voglia li possa contattare e tutto quanto. Adesso poi chiamerò il presidente e gli chiederò come, se posso, non so, spiegare meglio di che cosa si tratta, nel senso dove poter trovare contatti. Però uno che ha buona volontà cerca, poi il nostro ambiente è molto piccolo, cerca Giallo Dozza e trova tutte le informazioni del caso. Certo. Okay. Ma noi, dottore, ripeto, noi ce l'abbiamo in casa, quindi... Certo, per voi è facile. Senta, io la ringrazio molto del tempo che ci ha dedicato. Sono stato molto contento che la Sardegna sia stato il primo club di Serie A che è venuto qui a incontrarci, quindi spero di aver aperto una nuova linea di interviste con i presidenti della Serie A. La ringrazio molto io per questa opportunità e, come abbiamo detto prima, l'aspetto. Assolutamente sì, guardi, io poi la Sardegna è un posto che adoro, perché io poi sono... Siamo bloccati un attimo. Verrà a fare una seconda intervista alla squadra e agli altri clienti. Volentierissimo. Poi guardi, sono un pescatore in apnea e pertanto la Sardegna, sa com'è, è un posto decisamente interessante per i miei hobby. La ringrazio ancora e ci sentiamo presto poi. Anch'io, a presto. Grazie.